Una premessa doverosa. È giusto che oggi c'è il direttore sportivo a parlare perché penso che l'inizio del campionato sia stato, è un inizio di campionato inaspettato e per quel concerne tutto quello che circonda il Perugia, dai tifosi alla stampa, tutto, è giusto che oggi sia qui per rispondere alle vostre domande e soprattutto anche per dare delle risposte ai tanti tifosi che mi scrivono e mi fermano perché il loro amore smisurato anche in questo momento lo sto sentendo molto molto vicino e perciò è giusto che oggi sia qui per rispondere alle vostre domande. Buongiorno, Francesca Mencacci, la Nazione, direttore. Una partenza, definiamola un shock, che intanto che spiegazione vi siete dati voi e quali possono essere innanzitutto che reazioni vi aspettate nel breve periodo? Grazie. Sì, l'ho premesso prima, no? È inaspettata, una partenza inaspettata. Certo, io adesso non sto qui sapere cosa è andato o non è andato. Io posso fare una disamina un po' più generale, un po' più profonda da dove è partito il nuovo progetto tecnico, no? È normale che questa è una partenza che nessuno si aspettava, soprattutto per la tipologia Bari e Brescia, come sono avvenute le sconfitte. È normale che io la disamina dopo quattro giornate con la quinta che c'è sabato, a detta di tutti, no? Anche visivamente da parte vostra, è una partenza non adeguata al Perugia Calcio. È normale che ci sono tante situazioni da sviscerare, tante soluzioni che il mister Castori dovrà cercare in questa settimana in base alle sue idee di dare un passo diverso da questo inizio di campionato. Sì, buongiorno, Corrado Rosito del Messaggero. Ciao, mi ricollego alla domanda che ha fatto Francesca. Personalmente, così, cos'è la cosa che le è piaciuta di meno in questo inizio di campionato, diciamo? Allora, Corrado, noi siamo partiti con un progetto tecnico diverso a luglio, giusto? L'anno scorso, studiando il campionato, avevamo scelto un profilo di un allenatore, Max Salvini, che faccio una parentesi, lo saluto e sta dimostrando di essere un grande allenatore anche in Serie A, e di un progetto tecnico l'anno scorso di una tipologia di calcio studiando il campionato. Poi sappiamo che la chiamata di Salvini verso la Serie A mi ha portato a fare un pensiero diverso in questo campionato, cioè vedendo il campionato di Serie B che a detta di tutti, no? Anche da voi, stratosferico, è un campionato difficilissimo, si è pensato di andare a prendere un allenatore importante, vincente, ma soprattutto che esaltasse le caratteristiche della nostra forza che era l'anno scorso la squadra, cioè la difesa. Io sono partito da quel punto lì, avendo la difesa una delle migliori del campionato scorso, ho cercato un allenatore con quelle caratteristiche per il campionato, richiedeva un campionato di attesa e forse di darci qualche grande soddisfazione. È normale che in questo momento sta mancando proprio quella caratteristica dove io avevo puntato. In queste prime quattro partite si è verificato veramente quello che noi tutti non ci aspettavamo e perciò ripeto che io ho un gruppo fantastico, ho dei ragazzi che in questi due anni hanno dimostrato senso d'appartenenza e posso capire la loro difficoltà in questo momento e sono qui anche per loro perché dico è giusto che metto io la faccia perché sono ragazzi che mi hanno dato tanto, che mi daranno tanto e soprattutto vedo in loro una sofferenza in questo momento di non riuscire a dare quello che nelle loro corde e per questo anche ieri siamo stati tutto il giorno col mister Castori e il presidente Santopadre insieme nel pomeriggio gli abbiamo ribadito quello che cosa serve al mister per cambiare inerzia in questo inizio di campionato
e soprattutto anche il messaggio ai ragazzi che la società in questo momento sta soffrendo come loro. Perciò, ma sono anche sicuro che questi ragazzi basta un niente, perché poi il calcio non è matematica, dici fai uno più uno diventa due. In questo momento c'è difficoltà da parte di tutti, c'è difficoltà da parte della squadra in sofferenza pura, perché sono ragazzi che c'è chi è stato tanti anni qui, che ha rivinto un campionato con una sofferenza maggiore di quest'anno, e i nuovi arrivati. Perciò siamo tutti consapevoli che da oggi bisogna cambiare passo, e soprattutto ne è consapevole anche il mister dopo la chiacchierata di ieri, che deve trovare al più presto, io lo chiamo il vestito della squadra, no? Se in questo momento ancora ci sono delle problematiche, poi delle problematiche possono anche venire da lontano, dove ci sono anche giocatori non in condizione ancora in questo momento, con il mercato aperto 2 mesi, però non voglio che sia più un alibi, perché io ho sperato tanto che questo mercato finiva. Noi la rosa l'abbiamo completata al 90% molto prima che iniziasse il campionato, però ripeto, questo è il giorno che io sono qui per spiegare certe dinamiche, ma anche oggi pomeriggio alle 5, quando la squadra inizia a allenarsi, deve essere il giorno del cambiamento totale del Perugia. Carlo Giulietti, siamo tutti d'accordo che l'inizio è stato inaspettato, nessuno, 3 sconfitte su 4 gare sono troppe, onestamente. Però secondo te questi errori che si ripetono significano che c'è qualche giocatore fuori forma, oppure c'è dell'altro, nel senso che mentalmente si bloccano, errori sempre quasi gli stessi, cioè. Ma questa è più una domanda a livello tattico, che c'è un allenatore, c'è uno staff che deve risolvere. Io posso solo dire che il mio progetto nuovo, già l'ho ripetuto prima, è partito dalla difesa, perché ho avuto una difesa fortissima l'anno scorso. In questo momento siamo in difficoltà, ma non è che è in difficoltà la difesa, perché se la difesa va in difficoltà è perché magari anche la squadra magari può mettere in condizioni non lavorative, nel senso dei 90 minuti di gioco che sono in difficoltà. Perciò sono convinto che il valore dei ragazzi è importante, non rinnego niente in questo momento è buio, in questo momento di avvio di campionato brutto, e sono convinto che il valore, che non sono questi, soprattutto la squadra penso che darà grandi soddisfazioni. In questo momento però è meglio stare zitti, pedalare e soprattutto lavorare. Perciò poi la parte tattica penso che sia l'allenatore capire dove deve intervenire e dove non deve intervenire, però ripeto, il gruppo è importante, è vero, e con dei valori immensi. Bertoldi, il Corriere dello Sport. Direttore, in concreto cosa serve in questo momento per stimolare la squadra a fare di più e a fare di meglio? Aspetti tecnici, allenamenti o qualcosa anche di psicologico? Perché riallacciandomi a quello che diceva poco fa Carlo, è quasi visibile un po' di paura quando la squadra va sotto a ribaltare la situazione, come se ci fosse un freno. Alla crea del calcio, se fosse solo calcio mercato e squadra, ogni anno avremmo quelle che hanno speso di più a vincere i campionati, no? Non è visibile la situazione. Io penso che questa squadra ha bisogno di una vittoria, nonostante tutto deve ancora lavorare tanto, però ha bisogno di una vittoria per partire in entusiasmo, perché l'anno scorso abbiamo fatto un grandissimo campionato di entusiasmo, e quest'anno vedo i ragazzi veramente giù, perché non riescono a dare quello. E allora io penso che sia più un fattore psicologico e soprattutto anche un fattore dove l'allenatore deve cercare di mettere rimedio. C'è il suo credo con la squadra, nel senso bisogna anche capire
se la squadra è in difficoltà, cercare di dargli una mano. Però io penso che i ragazzi hanno bisogno di una vittoria che li porta poi in entusiasmo per fare quello che sanno fare, perché ripeto, non penso che questo gruppo tutto d'un botto dopo queste quattro partite è da buttare, anzi per me è un gruppo importante, sano e con dei valori sia tecnici che morali importanti. Buongiorno direttore, sono Giancarlo Pacini, Umbria TV. Naturalmente ci sarebbe voluto un mago di lunga esperienza per capire che questa è stata una partenza davvero shock. Allora, alla luce dell'ultimo campionato bellissimo, con una posizione molto importante, potevamo andare meglio se magari in quei minuti finali di Brescia, ma questo è il passato. Visto la sua esperienza, soprattutto da direttore sportivo come figura vincente, lo stesso Castori, possiamo dire che questo sarà un campionato di sofferenza vista questa partenza, oppure magari, come dice lei, una vittoria potrebbe ridare un senso, un morale e una corposità a questa stagione? Ciao Giancarlo, no, guarda, è giusto quello che hai detto te, questo è quello, e mi piace ribadirlo, è il passato, perché altrimenti poi dopo il passato esce sempre quando le cose vanno male. Non abbiamo un altro progetto tecnico con la stessa squadra rinforzata, è un campionato, ma questo è un campionato di sofferenza, ma non per la partenza, per il campionato che è quest'anno di Serie B. Insomma, non è che detto anche se non partiamo facciamo tre vittorie consecutive potevamo, no, noi lo sappiamo che è un campionato di difficoltà, ma penso che lo siano anche per le altre squadre, nel senso stiamo anche vedendo che squadre che hanno puntato a vincere in queste prime quattro giornate stanno insieme a noi fondo classifica e magari quelle accreditate. Il campionato Serie B quest'anno è tutto di sofferenza, ma lo sappiamo che è un campionato difficile, che è un campionato importante e nonostante tutto è lungo, perciò non ti devi esaltare per le vittorie, ma non ti devi anche deprimere le sconfitte, soprattutto cercare un perché di questa partenza che è stata non idonea al Perugia. Penso che un allenatore, il processo di crescita da un allenatore all'altro ci vuole tempo, però è anche vero che questa partenza è dovuta anche a un fatto di giocatori che magari in questo momento vanno in campo anche, e per questi li ringrazio anche perché non sono al 100%, questo è vero, però è normale che il processo di crescita sia più lungo tra un adattamento di un allenatore e l'altro, però è anche vero che le partite perse non sono state perse in un modo troppo, abbiamo perso troppo facile per conoscere i miei giocatori, insomma il mio gruppo, insomma è normale che la difficoltà c'è, e come ripeto, Castori con la sua esperienza e la sua abnegazione deve trovare il giusto rimedio a queste situazioni. Marco Taccucci, buongiorno, Umbria TV. No, la domanda era la stessa di Francesca. Cioè, si vede, secondo me, che la squadra fa un po' fatica ad assimilare, diciamo, questo nuovo gioco. L'anno scorso si giocava a uomo, quest'anno un pochino diversa la situazione. Ecco, però, come dice lei, effettivamente qualche gol è troppo scolastico, preso in maniera troppo scolastica. Angela, per esempio, due settimane fa parlava di umiltà, no? Parlava di una squadra che doveva lavorare con umiltà per ritrovare quelle certezze di base, perché obiettivamente prendere dei gol così non è da Perugia, no? Non è da, ti fa capire che qualche problema c'è. È chiaro che poi dopo la prestazione si può anche giudicare positivamente sul piano dell'impegno, della voglia, però quando parti già con un gol o due sul groppone dopo 10 minuti diventa tutto più difficile. Questa è la cosa che balza all'occhio, ecco, come mai questa squadra, diciamo, è così vulnerabile anche inaspettatamente per i numeri che aveva mostrato l'anno scorso difensivamente parlando. Ma per quanto riguarda quello che ha detto il capitano, sono d'accordo, forse la prima partita siamo scesi in campo ancora con la testa dell'anno scorso, no? Che abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. Gabriele, quando parla di umiltà, parla di abnegazione al lavoro e di
soprattutto accorciare i tempi per quanto riguarda di assimilare le nuove predisposizioni del nuovo allenatore. Perciò penso che sono d'accordo quando il capitano dice di mettere tutto loro stesso a scoprire il nuovo allenatore e cercare di accelerare i tempi per il credo di Castori. Perciò penso che quell'intervista sia stata fatta giusta, soprattutto per un gruppo che lui conosce bene, che noi conosciamo bene, che penso che però ce la sta mettendo tutta per capire certe dinamiche, però in questo momento dobbiamo guardare più al risultato, e magari la crescita viene anche con l'entusiasmo e col risultato, no? Che magari vince una partita e continua il percorso di crescita, ma in questo momento ci stanno mancando anche i risultati che ti fa lavorare con tranquillità. Noi dobbiamo cercare in questo momento di trovare la nostra identità. Poi se giochi con Real Madrid o giochi con un'altra squadra, in questo momento per il mio pensiero è trovare un'identità di squadra per far sì che da qui a lungo termine questa squadra possa esprimere il suo valore di quello che ho io in testa. Le partite sono tutte stimolanti, c'è una partita importante dopo Ascoli, però quella la sappiamo bene quando ci tengono i tifosi e quando sono, però in questo momento la mia testa è focalizzata soprattutto alla partita di Ascoli e soprattutto questa settimana, di cercare di capire se questa squadra questa settimana abbia in testa, e penso che ce l'abbia, soprattutto un lavoro specifico per cercare di trovare questa quadra che fino adesso non c'è stata. L'ultima curiosità, direttore, dunque la società che aveva prelevato Alvini è stata alla fine poi colei con la quale avete trattato di più, no? Se pensiamo a Strizzolo, Di Carmine, Bartolomei, quindi in un primo momento c'è stato un po' per il prelievo di Alvini, che poi era sotto contratto nel Perugia, poi diventa un po' una collaborazione quasi strategica. No. Questo no, perché la strategia di quel momento è che la Cremonese aveva vinto un campionato, aveva tanti giocatori forti del cambiamento. Quando tu vai in Serie A cambi tanto, nel senso è normale che le squadre poi vanno su giocatori che hanno vinto il campionato, ma non c'entra niente la correlazione tra Alvini e i nuovi giocatori che sono arrivati, e soprattutto è perché quando vai in Serie A c'è tanto cambiamento da parte della squadra che si accinge a disputare la Serie A e dà via tutti quei giocatori che sono giocatori importanti. Abbiamo ritenuto opportuno di approfittare di questo cambiamento della Cremonese e andare su giocatori che magari a noi facevano comodo a livello tecnico-tattico. Ultima domanda, per quanto riguarda il mercato, direttore, il bilancio è positivo? Avete centrato quelli che erano gli obiettivi? È sfuggito qualcosa? O comunque sia, alla fine questa squadra è all'altezza di portare avanti un campionato, se non importante, quantomeno decoroso? Grazie. Ho fatto una premessa prima, no? Nel senso, quando studi un campionato di ripartenza, dopo un progetto, ad un altro progetto, cerchi di mettere tutte le caratteristiche dell'allenatore che viene, di esaltare le caratteristiche dell'allenatore che viene e soprattutto di esaltare il gruppo di lavoro che hai. Certo, in questo momento io non posso parlare da sprovveduto del calcio, devo parlare da direttore. È normale che in questo momento i risultati ci stanno dando torto, però io penso che a livello globale abbiamo cercato di mettere tutti i tasselli con le caratteristiche giuste, amalgamare una squadra e soprattutto dare all'allenatore varie tipologie di pensiero a livello tattico. È normale poi, se mi dici che il direttore sportivo non sbaglia niente, non so, cioè per me il direttore sportivo, quello che non sbaglia niente, vuol dire che vince ogni anno il campionato, nel senso poi è normale che sono molto legato ai risultati. Poi a me, chi mi conosce mi piace pensare in positivo, perché la mia mentalità, se io adesso devo pensare adesso in negativo della mia squadra dopo 4 giornate, penso di avere una mentalità perdente, soprattutto
però penso di averla vincente e continuarla a averla vincente, seguendo la squadra settimana dopo settimana, allenamento dopo allenamento. Perciò devo credere che questo gruppo sia un gruppo importante, me l'ha dimostrato, c'è coesione da parte di tutti, c'è una società vicino a loro, e certo però adesso, e sono convinto che anche nella loro testa, c'è bisogno di cambiamento, no? L'aneddoto di 2 anni fa, quando abbiamo perso a Mantova 5-0, no? quello era un anno che per Perugia era drammatico, perché vorrei ricordare a tutti che sono arrivato a Perugia in C1 con una retrocessione devastante, no? Devastante per la città, devastante per il presidente Santo Padre, devastante per tutti voi. E quell'aneddoto dopo Mantova ci ha fatto capire di cambiare passo. Ecco, io sono convinto, e questo ci metto la mano al fuoco, che ho un gruppo importante, sono vicino ai miei giocatori, non li abbandonerò mai, anche in questo momento che magari hanno una responsabilità sopra le spalle. Ci prendiamo tutto quello che c'è da prendere, perché io ho sentito tanto amore in questi 2 anni da parte della città, tanto amore da parte dei tifosi. E in questo momento noi sappiamo che siamo in difetto verso la città. Però è anche vero che noi, quando parlo di noi, parlo di gruppo, presidente, direttore generale, direttore sportivo e squadra, siamo un corpo unico. Un corpo unico che vuole solo il bene del Perugia. Sappiamo che siamo in difficoltà, dobbiamo lavorare anche di notte, lo faremo, però penso che questo gruppo sia in grado da questo momento di cambiare marcia e soprattutto di dare la soddisfazione alla città intera, anche sapendo che è un campionato difficile, ma noi siamo il Perugia e il Perugia lo dobbiamo dimostrare in campo. Per 2 anni ci è riuscito bene, questo è un momento il primo momento un po' della mia gestione un po' critico, ma vi ripeto, sono abituato di viverla giornalmente, allenamento dopo allenamento, e tirare la linea a maggio. Però in questo momento noi siamo un corpo unico che dobbiamo rispondere alla città che ci è stata sempre vicina.